Da dove? E verso dove? Da dove verso dove, in un viaggio perpetuo alla ricerca di noi stessi. Dopo la pandemia torna in presenza all'interno del carcere di Volterra lo spettacolo dei detenuti della Compagnia della Fortezza, che quest'anno ha prodotto Beatitudo, ovvero la riscoperta, forse anche grazie a quel dilatarsi del tempo pandemico, di qualità nell'uomo, dimenticate, negate o soppresse. Eravamo partiti da un'idea di essere umano che sembra, che assomiglia molto a noi nella nostra quotidianità, che sembra estremamente pieno di limiti e sembra veramente rinchiuso, sembra senza speranza. Ma questo credo che sia un pensiero purtroppo che ci sta attraversando da un bel po'. Questo lavoro è contro questo tipo di idea. È la possibilità invece di trovare in noi esseri umani qualità straordinarie che ci sono, solo che è come se fossero sepolte. E l'idea era di suggerire che forse bisogna guardare dentro di noi e farle emergere. Si chiama Oris Vera. Ed è la figura limite alla quale tende una sfera, quando il suo raggio tende all'infinito. Da qui l'idea della rappresentazione su una pagina elementare di quaderno bianco. È dove veramente è possibile ridisegnare l'uomo, questa è l'idea. Riarredare la nostra interiorità, una parte di noi interna che deve partire dal puro, da questo bianco. È un giorno come un altro. Protagonisti, appunto, i detenuti del carcere. Un rito. Io avevo scelto questo istituto proprio per il teatro. Il percorso che ognuno di noi individualmente fa per diventare altro. Detto così sembra qualcosa di... ma... e poi alla fine noi stessi, in qualche modo. E... ogni orizzonte, qui, non vedo confini. Ma attenzione, dice il regista Punzo, lo spettacolo non è per i detenuti. Invece credo che sia legato veramente a noi esseri umani. È troppo semplice pensare che questo, ed è una scappatoia, sia legato ai detenuti e no a noi esseri umani. Secondo me è più comodo così. È fatto per noi, per noi. Sì, quella è armonia. L'abbiamo trovata. Non la riconosco, non so cos'è, e quindi è quello che stiamo cercando.